Vediamola e commentiamola. Si tratta di una vicenda di vita privata, perché ad oggi il ministro Sangiuliano si è dimesso, ma non ci sono illeciti. C'è stata una forte campagna mediatica su una questione privata del ministro, fermo restando che chiaramente il ministro ha sbagliato, che ha trasformato una questione privata in un fatto pubblico. Se qualcuno pensa che situazioni come queste possano servire a indebolire il governo, temo che non accadrà. Come si dice, è morto il re, viva il re. Si è dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro. Su quella specie di appello che le ha rivolto Maria Rosaria Boccia quando ha detto non si può rivendicare la dignità di una donna offesa nei suoi sentimenti a farsi attendere, è un appello rivolto a lei. Allora, guardi, non credo di dover mettermi a battibeccare con questa persona. Posso dire solamente, ma non lo dico sul caso specifico, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda probabilmente come l'ho guardata io. La mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona. Allora, Francesco, un presidente del Consiglio che attacca una donna disarmata, diciamo, che risponde sui social, e soprattutto l'annuncio di querela da parte di Sangiuliano. Commenta tu, mi sembra un accanimento. Giorgia Meloni ha risposto a delle domande che le sono state poste da dei giornalisti. In realtà negli ultimi giorni l'influencer di Pompei mi sembra che abbia una grande visibilità anche di carattere mediatico e quindi che stia avendo un grande spazio. Dopodiché ha pienamente ragione Giorgia Meloni. Io non ho nessun dubbio da che parte stare, se stare dalla parte di una donna come Giorgia Meloni, che politicamente può piacere o può non piacere, ma tutti le riconoscono il fatto di aver fatto una carriera politica basata sulla moralità, basata sullo spirito di sacrificio, basata sulla dedizione, così come ci sono in Italia milioni di donne che... Però la storia, scusami, la storia non è fra la Meloni e la Boccia, la storia è fra la Boccia e il ministro Jenny Sangiuliano, se no siamo... La storia è innanzitutto tra due visioni nella fattispecie diverse, non dico di donna ma di persone, perché purtroppo dei caratteri, delle personalità come la Boccia, per chi frequenta un po' il mondo, gli ambienti della politica, ne abbiamo viste in tante occasioni. C'è nel sottobosco romano tutta una serie di persone che cercano di accreditarsi nel mondo della politica, che è quello che evidentemente ha fatto la Boccia, con un curriculum che lascia tanti punti interrogativi. Peraltro l'ex marito, questo è un punto anche interessante, andiamo a vedere se ha fatto la prima comunione. Non mettiamo troppi temi sul fuoco, insomma il tuo punto sulla domanda di Luca è chiarissimo, non mischiamo il gossip e uso parole vostre con le cose serie. Aspetta un attimo, Francesco, aspetta.